Ben trovati da Giovanni Pinelli, intervista speciale questa sera perché abbiamo un asso della Pallanuoto italiana, abbiamo Nicolas Presciutti, fresco di nuova squadra. Ci racconti cosa è successo per te in questi ultimi giorni? Ma sono stati un po' turbolenti, devo dire la verità. Ma che è successo? Ho ricevuto la chiamata della Prodecco, anche del Brescia, diciamo che loro tra società un po' lo sapevano, si erano sentite, e nulla, ho deciso di accettare l'offerta del Recco, sì che non è che ci sia stata. Cioè, nel senso, il Brescia ancora non aveva le idee ben chiare di cosa avrebbe fatto. Io, stando in un periodo della mia carriera particolare, sono appena rientrato da un infortunio, il prossimo anno ci stanno le Olimpiadi, ho fatto la scelta che mi sembrava più giusta e sono molto felice. Vado nella squadra, se non la più forte, una delle squadre più forti d'Europa, che ha fatto la storia di questo sport, quindi. Figurati, sto carico. Non vedo l'ora che arrivi settembre ed inizia. Eh sì, assolutamente, quello che aspettiamo tutti. Ho iniziato subito con la grande impronta, le prime parole di Nicolas Presciutti con la canottina della Coreco. Non ho presentato più. Natale Emiliano, buonasera. Buonasera. Ecco, Ciao Nicolas. Ciao, Vi via. conoscete molto bene, come Io non sembrava che io già la pallanuoto e mai? con Vieni lui. avanti, tu sei troppo lontano, vai per settimana. Ecco, magari più così. E con lui abbiamo giocato nella trafila della rappresentativa Lazio. Lui giocava, sa, con la Lazio e con la Visnova in quegli anni, se non Sì, sbaglio. con Lazio e Bravo. Visnova, sì. Ho giocato anche a Accademia Salvamento. Ho cambiato un po' di Sì. squadre da ragazzino, sì. Quando noi eravamo gli under 13, se non erro. Può darsi, non è che me lo ricordo benissimo, eh. Sono passati 15 Emiliano, anni, 16 anni. ha fatto con il Brescia, una delle squadre più importanti d'Europa. Adesso poi, ti ricordi, diventa difficile da mantenere, insomma. Va bene, io e lui comunque abbiamo fatto la trafila insieme con la rappresentativa Lazio 93, che abbiamo vinto, ci siamo trasferiti, grandi soddisfazioni. Ci siamo contattati il 25 dicembre, che era 10 anni che avevamo fatto l'ultimo torneo, e poi abbiamo giocato contro tutte le giovanili in Serie A, no, perché lui prendeva già la 1, io continuavo la 2 prima di smettere poi. Ecco, quando avevate 13-14 anni che giocavate insieme, secondo te, Nicola, aveva già i crismi per poter pensare a una carriera di altissimo profilo? Nicolas tra noi, secondo me, era uno dei più bravi. Sinceramente, anche quando lo affrontavo comunque un po' di timore c'era. Aveva una buona visualizzazione del gioco e comunque aveva un buon tiro, un buon nodo. Era prospettato già una prospettiva migliore di noi. Nicolas, Sì. una bella presentazione quella che ha fatto Emiliano. Sì, vabbè, ma io sono stato da ragazzino era avvantaggiato perché avendo il mio fratello Christian in casa che giocava già da sé. Io sono nato dentro le piscine. Sono nato guardando pallanuoto, quindi non cioè, sai, già da ragazzino sapevo già che voleva di essere magari un pallanuotista professionista perché ce l'avevo dentro casa, quindi ero un po' più portato già degli altri, ma sono tutte cose che se poi non ti alleni non ci fai niente. Purtroppo la pallanuoto è uno sport che ti devi allenare come un pazzo per arrivare a certi livelli. Devi fare tanti sacrifici, devi sacrificare praticamente tutto, perché poi noi che giochiamo a questo livello, bene o male, abbiamo la pallanuoto, studiamo, però lo studio non diventa più Tra l'altro, primario. abbiamo disturbato a pochi minuti Sì, dall'arrivo mamma. del Perché sono alle È Napoli in questi stato giorni. emozionante tornare in acqua dopo tutto questo tempo. Per il momento stiamo a fare solo delle nuotate sciolte, di ripresa, perché poi tra un po' andremo in collegiale con la nazionale italiana per un mese e mezzo. Quindi per il momento andiamo ancora piano. Per fortuna siamo tornati in piscina, siamo tornati con calma, è giusto una preparazione adesso per il collegiale con la nazionale, è giusto una ripresa, diciamo, tranquilla, anche perché purtroppo obiettivi in vista davanti non ce ne abbiamo.
Senti, ho visto che tuo fratello Cristian ha accolto con molta simpatia questa tua decisione di andare a giocare con la Coreco, per cui l'anno prossimo ci aspettiamo sfide a cardiopalma, tra Coreco e Breccia Gerano, così questi anni, il prossimo anno ancora di più. Ma guarda, mio fratello, siamo stati un sacco bene, lui siamo molto legati e siamo stati tanti vicino a questo periodo. Ovviamente è molto dispiaciuto, ma come lo so io fino a, non so, 2 settimane fa, magari non neanche ci avevo mai pensato, ho sempre pensato che me ne sarei andato a Brescia quando mio fratello Cristian avesse smesso, sinceramente, se me ne sarei andato. Però ti dico la verità, quando fai sport, c'hai un'occasione come andare a giocare nella Pro Recco e confrontarti con dei campioni, poter vincere qualcosa. Uno sportivo lo capisce. Mio fratello l'ha capito, ha capito la mia scelta. Ha detto: l'ho fatta anch'io alla tua età, è giusto, fai bene, vai. Perché ovviamente, poi, oltre al fatto che rispetta le mie scelte, è consapevole del fatto che sto facendo un gradino in più di quello che ho fatto finora. La pensa, diciamo, come me su per giù, che ci sta. E infatti ci siamo già beccati dicendoci: vabbè, adesso giocheremo le finali contro. E quindi così ci volevamo togliere qualche soddisfazione in più, magari anche in Italia. O comunque era bello anche fin di questa stagione, avevamo una bella squadra. Quello è anche un po' il nostro rimpianto. Volevamo finire sta stagione, magari poter vincere la Coppa Lenna o comunque giocare una finale. E purtroppo no, purtroppo è andata così. Diciamo che questo virus ha un po' destabilizzato tutti quanti, quindi va bene così. Ci divertiremo a giocare contro adesso. Adesso l'obiettivo non è più Come vincere sarà? insieme, ma è battere l'altro. Saranno sfide ancora, anzi, saranno battaglie ancora più interessanti quelle tra Recco e Brescia la prossima stagione. Già lo erano questi anni. Sì, poi sicuramente non, nessuno si risparmia, perché poi in acqua nessuno si risparmia. Purtroppo quando c'hai la calottina del colore diverso, sei un avversario. Senti, volevo chiederti se già hai avuto modo magari di parlare con il nuovo tecnico della Coreco Hernandez o se Sì. avete capito già che Coreco sarà nel prossimo anno, se sarà una Coreco diversa rispetto a quanto abbiamo visto in questi ultimi anni. Lui mi ha parlato e mi ha detto che sicuramente ci sarà una ridimensionazione, come si dice, un ridimensionamento dell'organico, che saremo sicuramente, non saremo più 18 giocatori come prima, ma sarà una squadra più compatta, proprio perché vuole enfatizzare il gruppo, diciamo, non vuole più una squadra di tutti i campioni, che poi negli ultimi anni non, cioè, ha dimostrato che non è detto che se compri tutti i campioni vinci obbligatoriamente, ma vuole più sicuramente una squadra con un gruppo forte. Queste sono le prime cose che mi ha detto quando ho parlato. Poi abbiamo parlato di qualcos'altro, ma niente di più, insomma, abbiamo per il momento parlato più che altro di cosa vorrebbe lui da me, da noi. Senti, prima abbiamo fatto un tuffo col passato con Emiliano, mi ha ricordato i tempi in cui giocavate insieme. Io invece voglio ricordare le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Qualche grande emozione, qualche aneddoto Sì, ce lo no, vorresti beh, raccontare? quelle so proprio. È il picco più alto, anche se magari ero ancora abbastanza giovane, il picco più alto della mia carriera sicuramente è giocare una finale per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, non è roba da tutti i giorni. Quello è sicuramente il ricordo più bello che c'ho, è proprio prima della finale del terzo e quarto posto. Il tutto, il contesto, la gente, la piscina enorme. Tutto molto emozionante, poi il fatto di averle giocate con mio fratello Cristian, il fatto di aver vinto una medaglia insieme a lui, per tutta la famiglia, per tutto quello che c'è stato intorno, è stata un'Olimpiade veramente speciale, Sì, poi che un ricordo. Come? ricordo l'intervista anche al termine Sì, di sì. quella manifestazione, cui avete fatto anche, avete raccontato tutto il vostro percorso, dai vostri inizi da Tivoli, in cui magari tutti i giorni prendevate
andavate in macchina per andare fino a Roma per allenarvi, mangiare i panini, tante cose, tanti sacrifici che poi alla fine Sì, hanno certo. trovato i frutti Purtroppo, con le medaglie. bravo, come dicevamo prima, quando vuoi raggiungere un obiettivo nello sport devi saper fare dei sacrifici e saperti sacrificare, purtroppo. Magari da ragazzini non uscivamo con gli amici durante il pomeriggio perché stavamo in piscina, non andavamo al campo scuola perché stavamo in piscina, noi stavamo sempre in piscina, ci siamo tolti un sacco di privilegi per stare in piscina, abbiamo fatto sacrifici per stare in piscina e poi per fortuna ci hanno ripagato. Ma a proposito delle Olimpiadi, il passaggio alla Troika può essere anche, diciamo così, un ponte per poter cercare di tornare in nazionale anche in vista di Tokyo? Ma guarda, io sono abbastanza tranquillo, cioè nel senso la scelta Prorecco sicuramente è stata anche influenzata dalle Olimpiadi, perché ovviamente io ho perso un anno, mi sono operato la spalla, sono stato fermo 8 mesi. Nel frattempo la nazionale italiana vinceva il mondiale, io stavo fermo, ricomincio a giocare e finisce il campionato per il virus e tutto quanto. Sicuramente la Prorecco mi dà l'occasione di allenarmi al top tutto l'anno con campioni tutto l'anno che inseguono tutti gli stessi obiettivi e sicuramente questo non può che essere un vantaggio, no? Sicuramente ha influenzato anche sulla scelta perché l'anno olimpico fai un certo anno, ti alleni tutto il tempo in un certo modo e giochi partite di un certo livello, sicuramente è un aiuto in più a raggiungere l'obiettivo della convocazione alle Olimpiadi. Vediamo qualche altra curiosità che c'hai fuori. No, la domanda che faccio a Christian Si sta è. faticando molto all'allenamento, credo che sta bevendo molto. Sì, e no, devo bere per forza dopo allenamento, sennò No, svengo. fa benissimo, fare la stessa cosa. A Nicolas voglio fare la domanda e dire ai giovani perché consiglieresti la lana nuoto a chi vuole iniziare sport? Perché vabbè, la pallanuoto è uno sport bellissimo e soprattutto ti insegna a stare al mondo. Io vedo proprio la differenza tra un ragazzo che poi oltre alla pallanuoto che è il mio sport, quindi figurati, dico anche lo sport in generale, vedo proprio la differenza tra ragazzi, bambini che fanno sport, che vivono il mondo della squadra tutto il giorno con magari ragazzi che fanno altro nella vita. O comunque anche solo bambini che non praticano sport. Lo sport, la pallanuoto soprattutto, fin da bambino ti abitua ad avere delle regole, a saper stare in un gruppo, a saper condividere con gli altri, è sicuramente è una cosa importante per la crescita. Poi se devo dare perché un ragazzino per giocare a pallanuoto è perché è lo sport più bello del mondo, perché ti dà delle emozioni incredibili, ogni tanto ti fa proprio stare in pace con te stesso. L'acqua, noi pallanuotisti, forse il 90% delle volte la odiamo. Quando tutte le mattine alle 9 devo entrare in acqua, è una tragedia. Però poi quando stai in piscina, quando vivi la pallanuoto, proprio è come se vivi in un mondo a parte, quelli che stanno fuori non ti capiscono, capito? Perché tu vivi in un altro elemento, vivi dentro l'acqua, perché poi ci passiamo praticamente tutto il giorno. È molto, chiunque può giocare a basket, capito? Puoi iniziare a giocare a basket, ti alleni, magari non diventi un fenomeno, però sai giocare a basket. Mentre invece saper giocare a pallanuoto è veramente una cosa che non tutti possono fare. Poi tu lo sai, è lo sport più difficile in assoluto. Già solo saper galleggiare molto è difficile, figurati. Infatti, capito? Quindi è un'impresa, ma sicuramente la bellezza di questo sport è quello, è il motivo per cui la consiglierei, perché proprio è bello, cioè proprio è uno sport che ti regala tante emozioni, ti può portare in alto, sì, questo è il mio motivo. Vediamo, se non hai altre curiosità, io andrei con Vai, vai con l'ultima l'ultima, cartuccia. poi lo lasciamo riposare. Raccontaci l'allenamento più difficile che hai fatto nella tua carriera, quello più pesante.
Ma che domanda, non lo so, sono tutti pesanti. Sono tutti pesanti. No, guarda, mi ricordo una volta, non mi ricordo se avevamo perso una partita o qualcosa. Giocavo nel Vistova in Serie A2 e l'allenatore era il team manager attuale della nazionale, Alessandro Duspiva. Avevamo perso a Salerno, se non sbaglio, e quando siamo tornati il giorno dopo ci ha fatto fare 10 km. Non so, in acqua quasi punitivi. Per fortuna io stavo male quel giorno, quindi non sono andato in piscina. Sono tornato Aspetta, il giorno dopo, mi me era l'ha fatti domanda, rifare il giorno dopo. perdonami. No, l'ho rifatto il giorno dopo, per fortuna la metà, Ah. e già quello è stato uno dei più devastanti. Quindi immagino quelli che hanno fatto il giorno prima. Accidenti, insomma, penso sia stato pesantissimo. Alla fine però qualcosa è servito, insomma, alla fine poi Sì, almeno. certo. Vabbè, per non parlare di tutti gli allenamenti di campagna nazionale o di Bovo, diciamo che non è che ce n'è uno in particolare che mi ricordo, noi Non ci nessuno. massacrano, si divertono a massacrarci. Potrebbe riaprire Punta Sant'Anna, ho letto. Sì. E se ti ricordi, noi abbiamo vinto un torneo lì insieme. Sì, me lo ricordo infatti, è pure l'unica volta che ci ho giocato, penso. Quindi potreste iniziare a giocare, noi abbiamo giocato anche insieme. Sì, ma penso che è l'unica volta che ci ho giocato in vita mia, se non sbaglio. Io pure. Non ricordo, cavolo, passato il tempo, Dalle chiusure della Sì, piscina, sì, sotto. quello preciso. Quindi per l'ultima proprio volte che ci sono state partite. Guarda, adesso come adesso, l'importante è ricominciare a giocare. Poi dove? Va bene pure la piscina a casa mia, ma se mi fanno tornare a giocare. Va bene, penso che abbiamo detto tutto quanto. Sì. Possiamo andare in conclusione di questa chiacchierata che ci siamo fatti post allenamento per quanto riguarda Nicolas Presciutti. Grazie mille, Nicolas, Sì, è per la tua presenza. stato un piacere, grazie, grazie a voi, ciao. Grazie Emiliano, ciao, ciao, Alla grazie. prossima, allora. Ciao.